Vediamo. Giuliana, ciao, finalmente umiltà, ci hai offeso sfacciatamente con aerei privati, borse firmate, eccetera. Allora, Giuliana, grazie, ero talmente presa da quello che volevo esorcizzare, sono stata poco attenta a quello che invece poteva suscitare, e non lo volevo suscitare, ma non mi è importato di suscitarlo, questo è vero. Per me alcune cose che mi erano capitate, che erano capitate alla mia famiglia, non sono riuscita a gestirle come poi ho fatto dopo, no? Andando da uno psicologo, facendomi aiutare, tirando fuori la rabbia. Però quella rabbia piano piano se ne sta andando, e se ne sta andando in modo costruttivo. Si è pentita, quindi? Allora, premetto che quando mi hanno obbligato a vedere, io lo sai che non frequento lo spudacchiera di internet, e mi hanno obbligato a vedere questo video. Ah, la Burganelli sta dicendo che verrà. Mi hanno affacciato e ho detto, non l'ho riconosciuta senza trucco, con gli occhiali. Ho detto, ma mica questa è Burganelli. Dice, no, è quella Burganelli. Senti, allora ha detto quello che ha detto, eccetera, eccetera. Si è pentita? Dio solo lo sa. Io non davvero. Pensavo mi commentassi il colore grigio, no? Che ha un po' ricordato la tuta indossata da Chiara Ferragni sul Pandoro Gate. Ma cioè, ti pare che io mi metta... Come se il pentimento dovesse essere senza trucco. Senti, io il grigio che guardo qui è qualcosa di molto sexy, quindi... Tutto sto grigio divino, pazzesco, dal vivo in diretta TV. La comunicazione era quella. Dimmi, la comunicazione era il senza trucco, poi l'occhiale grosso per comunque nascondere il fatto che non fosse truccata. Oppure che avesse pianto, perché non è facile tutte quelle cose brutte che hanno scritto. Lo sapete che sono Timo Bruganelli. Ha pianto anche durante la diretta, io me la sono vista. E devo dirti la verità, che in quel momento mi è venuta la voglia di uscire dal video e andare ad abbracciarla. Quindi con me ha fatto effetto. Con te ha fatto effetto. Con me 43. Ha fatto effetto. Non c'entra, perché la donna non fa quello, ma ha fatto effetto perché... Sonia, secondo me, un percorso lo sta facendo. Probabilmente non si aspettava di fare questo Kuzmina, percorso. Kuzmina, dici ballando. Di sì, dimmi. No, Sonia, secondo me, sta vivendo una nuova vita. E purtroppo non si sta divertendo perché la massacrano continuamente. Ma comunque sta facendo, è vero, un percorso di crescita e di ballo. E con noi è simpaticissima, è tenera. A me piace tantissimo Sonia, sì, è una donna anche forte. Anche te quando ballavi con Lorenzo era la stessa zuppa, no? In che senso? Lorenzo? Col fidanzato di Selvaggia, dici? Certo. La stessa zuppa in che senso? Nel senso che era un percorso di crescita, bla bla bla, e che te la incassavi tranquilla e beata. Incassavo? Ah, non che mi capisce, purtroppo. È molto ironico. Sto capendo. È molto ironico. Non parlo ucraino. Ma io spesso non ti capisco. No, perché quando tu... No, perché tu hai detto... No, aspetta, facciamo un passo indietro. Perché hai detto, mi dispiace che lei non si stia divertendo. E lui ha detto, anche tu quando eri con... Nel senso che anche tu hai vissuto un momento di tensione a Ballando con le Stelle, sì, non ti certo, divertivi certo. Perché c'era una persona molto attaccata. Diglielo un po', donna Perter. Grazie per la traduzione, Caterina. No, è vero, non è stato semplice ballare col fidanzato di Selvaggia, ovviamente, però... Io sono in questo caso felice. È l'ex moglie di un noto conduttore televisivo. Ma infatti non è semplice, cioè, per lei, ovvio. E io mi chiedo però perché tutto quello che c'è di personale dovrebbe poi riguardare una gara di ballo? Brava! Perché ballando è un racconto, non diciamo sciocchezze, ballando è un racconto, perché poi sempre si chiede ai concorrenti apritevi, se non lo fanno vengono abbassati i voti. Comunque c'è un racconto, c'è un percorso. E comunque Lorenzo ballava molto meglio della Lucarelli, anzi vediamo Lorenzo proprio... ballava meglio della Lucarelli, della Bruganelli. Ma Lorenzo ballava molto bene. Lorenzo era bravo, ragazzi. Lorenzo era molto bravo. Lorenzo era bravissimo. Però